Silver Creek, Arizona, 1888. Saloon. Il barista serve whisky scadente a cowboy scadenti, cercatori d'oro spiantati, avventurieri. Ai tavoli da poker si giocano piccole e grandi fortune. Un pessimo pianista suona vecchie canzoni della frontiera. Tutto normale, routine, come tutti i giorni. Finché lo sceriffo fa irruzione nel saloon e dice: attenzione, si salvi chi può, sta arrivando Billy il Mannaro, Billy il Mannaro! Il pianista si interrompe improvvisamente. Il barista lascia cadere la bottiglia di pessimo whisky. Al baro cadono gli assi dalle maniche. Si spengono le risse. Basta, va, litigare, fa culo. Per un attimo tutto tace. Poi il panico. Fuggono gli avventori, fuggono le ballerine, fuggono i cowboy. Si gettano nelle botti per cercare salvezza. Tutti che urlano: Billy il Mannaro, arriva Billy il Mannaro, aiuto, arriva Billy il Mannaro. Billy il Mannaro, Billy il Mannaro. Per un attimo Silver Creek è deserta. Non c'è anima viva. Silenzio. Solo il rumore del vento che trascina, come si chiamano, quelle palle di cactus. Avete presente? La paglia rotonda. Come si chiamano quei robi rotolanti dei western? Robi rotolanti del west. Il vento trascina quei robi rotolanti dei western. Il cielo si oscura, la terra trema, in lontananza uno scalpiccio, una nube che si avvicina sempre più nitida, vivida, e mette in rilievo una figura umana. Oddio, umana! Un mostro, una montagna di morte a cavallo di un bisonte, gli occhi come tizzoni d'inferno. L'orribile mostro parcheggia il bisonte nella piazza e poi lo atterra con una testata. Sradica le porte del saloon, prende il bancone, lo getta da un lato, prende una bottiglia di pessimo whisky, la stacca coi denti e la scola tutto d'un fiato. Lancia un rutto che fa crepare tutte le pareti. Poi vede una sputacchiera, si avvicina e ci caga dentro. Poi ci ripensa, la afferra e la beve tutta d'un fiato. In un angolo, impaurita e tremante, rimango io, la proprietaria del saloon. Giovane imprenditrice nel selvaggio West, che non ha fatto in tempo a fuggire da quella furia. L'energumeno mi solleva con due dita, mi porta all'altezza del suo grugno e mi limona con furia animale, prima di perdere interesse e lanciarmi con bruta precisione sull'attaccapanni e allontanarsi verso l'uscita, ormai priva di porte. E io rimango lì, appesa all'attaccapanni. Sono molto scossa, ancora fremente di paura, ma pure vagamente intrigata da quella figura così inconsueta. Mi faccio coraggio. Scusi. Ecco, io, insomma, è successo tutto così in fretta. Insomma, io vorrei dirle che... Cosa? Beh, insomma, lei in fondo mi sembra proprio una brava persona, ecco. Perché non si ferma un minuto? È sempre così di corsa. Magari chiacchieriamo un po', eh?
Ma sei fuori? Sta arrivando Billy il Mannaro! La donna Jar Dior è algida, bellissima. Una donna che quando apre bocca per parlare tutti si voltano a guardarla, incuriositi, e si chiedono: aspetta un secondo, ha detto una cazzata o è un genio? La vita è come un ruscello che non porta al fiume ma al mare. Cazzata o genio? L'amore è un'onda che ti travolge e alla fine ti risucchia. Cazzata o genio? La vita è sempre o mai? Beh, cazzata. Jar Dior, pour femme. Cazzata o genio?